Allo stadio Marchese del Prete di Venafro il ricordo di Maria Nucci, una ragazza solare, intelligente e ben voluta da tutti, scomparsa nel fiore dei suoi anni a causa di una malattia. Nona edizione del Memorial organizzato dalla sua famiglia, un torneo di calcio tra giovani promesse dello sport, tanta commozione sul campo, la foto di Maria sorridente e felice, suo padre Giampiero la ricorda con tanto amore, i proventi della manifestazione devoluti all'associazione Davide Ciavattini. Rispetto agli altri anni l'abbiamo fatto un po' più in grande, sono coinvolte 6 squadre, tra cui sempre il grande Napoli Calcio, poi c'è sta Casalnuovo, noi del Venafro, Olimpic Isernia, Football Cascarino e San Potito. Noi facciamo questo memorial sì per lo sport, questo sì, però la cosa che ci siamo prepistati da subito era quello di aiutare un'associazione che abbiamo noi conosciuto a Roma con il ricovero di nostra figlia che poi purtroppo è venuta a mancare. Questa associazione si occupa strettamente delle famiglie che hanno problemi a sostare a Roma quando sono i figli ricoverati con questa malattia. Che sono 30 anni che in seguito alla morte di mio figlio Davide e abbiamo costituito questa associazione e siamo di supporto al reparto di oncoematologia del Bambin Gesù con tanti progetti e in più abbiamo una casa famiglia dove ospitiamo ad oggi 17 famiglie, tutto gratuitamente. Naturalmente veniamo con grande gioia e con grande partecipazione a questi eventi, anche se sono eventi che ricordano dei momenti tristi per le famiglie che sono state colpite da questi lutti. Noi vogliamo trasformarlo in un momento di gioia, in un momento di speranza, che è in definitiva quello che è l'obiettivo della nostra associazione. Grande partecipazione, dedizione ed entusiasmo per un'altra edizione di successo del Memorial. Questo è un evento straordinario perché coniuga dei valori bellissimi che sono i valori della famiglia, dell'amicizia, dello sport, della solidarietà. Partiamo dal ricordo di una persona stupenda, di un sorriso bellissimo che è stato sottratto alla sua famiglia, ai suoi amici troppo presto, quello di Maria, ma nel ricordo di Maria davvero ripartiamo ancora una volta per poter organizzare un'occasione di sport, di confronto, ma soprattutto di solidarietà.